Sulla storia delle storie. Abbiamo notato come molti indizi ci suggeriscono analogie tra le figure di Iside, la figura delle Madonne Nere, la figura di Maria Maddalena, della Vergine Maria. Allora, come dobbiamo interpretare tutte queste assonanze? Forse dobbiamo ritornare sui nostri passi, cioè ritornare in Egitto, ritornare sulla via di Horus per scoprire di più e meglio quali sono le simbologie che possono nascondere le figure di Osiride, le figure contenute anche simbolicamente nella piramide di Cheope e nel simbolo principale di quella piramide, lo Zeta. Vediamo. Questa è la parola che è nell'oscurità. Come ogni spirito che lo conosce, vivrà fra i viventi. Il fuoco che contiene l'essenza vitale di Osiride lo riguarda. Come accadrà a chiunque ne venga a conoscenza, non perirà. Perché sa cosa si trova a Rostau. Rostau è per Osiride. Come chiunque si trovi colà, vedrà Osiride ogni giorno, inalerà il suo respiro e non morirà mai. La piramide di Cheope venne progettata proprio per questa esigenza. La sua forma voleva esprimere la compenetrazione tra l'uomo e il Dio. Il mio spirito, simboleggiato dalle facce triangolari della piramide, avrebbe compenetrato l'uomo, rappresentato dalla base quadrata, la materia, cioè l'unione dei quattro elementi che compongono il mondo. Le facce della piramide, aperte, compongono una croce, la croce cosmica dell'attraversamento. Venne posto un jet all'interno della piramide di Cheope, in quanto questo doveva rappresentare la colonna che sorreggeva il mondo. La mia colonna vertebrale doveva in tal modo contenere lo stesso luogo dove l'uomo avrebbe ottenuto la sua unità nella Trinità, i suoi poteri sacerdotali e l'immortalità attraverso la prova del fuoco. Dunque, perdonateci, abbiamo aggiunto altri elementi. Mi rendo conto che in qualche modo possano cominciare a essere, come dire, a fare un po' da agente di disorientamento, però i nostri ospiti saranno bravi ad aiutarci a capire. Allora, professor Bonvecchio, torniamo alla questione delle Madonne Nere, perché prima di identificare meglio i significati simbolici che ci arrivano dall'antico Egitto, abbiamo visto anche lo Zed, vorrei capire a chi dobbiamo ascrivere questa figura, la figura delle Madonne Nere che troviamo ripetute nel sud della Francia. E se, ritornando un po' sulla falsariga delle domande che ci siamo posti all'inizio della trasmissione, è sciocco, accostare la figura delle Madonne Nere a quella figura di una Madonna Nera con bambino che viene attribuita alla figura di Iside. Sciocco? No, assolutamente. Sicuramente la Madonna Nera è Iside, vista anche in relazione poi all'area mediterranea. Non dimentichiamo, per esempio, che nel sud Italia ci sono presenti tanti Cristi neri, che adesso si stanno perdendo, ma che probabilmente ritorneranno anche in funzione di una futura multiculturalità e multirazzialità. Quindi sicuramente l'immagine della Madonna Nera nasce da Iside e poi si dipana, ma come è stato anche detto giustamente prima, diventando l'immagine della Madonna. Ma se noi andiamo nel Sud America, troviamo le Madonne con la facies delle popolazioni locali. Quindi rappresenta, come dire, l'immagine di quello che era il femminile in loco, che si estende e diventa un simbolo generale, o meglio è il simbolo in generale che assume i connotati specifici. Poi certo alla Madonna Nera sono stati dati significati anche di altro tipo, anche più profondi, anche più misteriosi, ma sicuramente c'è questa trafila che sicuramente viene anche da prima del mondo egizio, perché noi adesso parliamo del mondo egizio, ma sicuramente nel mondo assirio-babilonese era presente la figura femminile. Quindi c'è questa trafila, mondo assirio-babilonese, siamo sempre l'area mediterranea, mondo egizio Iside, Iside prima, come ha detto giustamente, c'è la Magna Deorum Mater, no? Passa poi attraverso il mondo assiro-babilonese, va nel mondo egizio, passa poi nel mondo cristiano, diventa la Madonna. Diventa la Madonna madre degli dei. Se noi pensiamo alla famosa Ave Maristella di Bernardo di Chiaravalle, noi troviamo l'immagine del femminile come la porta del cielo, quella che apre agli uomini la possibilità di una totalità e di una salvezza. Bingo, e allora ci siamo arrivati. Chiude il discorso. Allora, di Cesare, prima di spingerci oltre questa porta del cielo, proviamo a capire se ha un senso a questo punto chiedersi se tutte queste storie che vengono narrate nella leggenda di Iside, di Osiride, di Horus, nei Vangeli che raccontano la storia di Gesù e andando indietro,
questa storia la ritroviamo ancora e ancora e ancora. Allora la domanda è, in realtà tutte queste storie non sono altro che la versione romanzata di qualcosa che affonda le sue radici nei millenni e queste radici non le vediamo ancora, o almeno così pare? Direi che si può chiamare questo fenomeno indicatori sociali. Gli indicatori sociali sono come delle punte d'iceberg di uno stesso fenomeno alla radice che viene nel tempo manifestato in diversi modi. Quindi la presenza di Horus, Iside, delle Madonne Nere, tutta questa unione, diciamo, apparente unione di fenomeni nel tempo che riproducono gli stessi significati, sono chiamati indicatori sociali perché testimoniano una necessità, un problema di fondo che, se studiato dal punto di vista sociologico, ci fa scoprire come la radice più antica è la Magna Mater, la Mater Matuta, una divinità, direi, femminile all'eccesso, che in fondo è quello che ancora oggi noi chiamiamo mamma. Cioè, in poche parole, la vastità, l'imprevedibilità della vita fa sì che ogni uomo abbia necessità, come si diceva prima, di un riferimento materno, un riferimento per la terra, perché anche la terra è una madre che può essere arcigna e matrigna. Quindi c'è bisogno, in un certo senso, di invocare, come quando si nasce o quando si muore, quello che è l'elemento vitale che ci ha ricreato, che ci ha creato, che ci ha dato la vita. Carpe Oro, allora, dobbiamo seguire questa strada, cioè ritenere che la madre di tutte le madri, sia in realtà semplicemente, lo dico tra virgolette, semplicemente un bisogno ancestrale dell'umanità di dare una sembianza a qualcosa di cui necessariamente abbiamo bisogno, di cui non possiamo fare a meno, è colei che ci dà la vita. Oppure in realtà, affondando nei millenni e come dire, scavando nella storia, forse dobbiamo ancora scoprire un pezzo che per adesso sfugge notevolmente alla nostra attenzione, dobbiamo ancora trovarlo, forse. Ma c'è un pezzo da scoprire, nel senso che esaminando le figure di Iside, della Maddalena, e magari per richiamare la stessa tradizione assiro-babilonese, magari Tammuz che risuscita, che va in cerca di Attis e lo risuscita con la sua danza dei sette veli, troviamo uno straordinario rapporto della figura femminile con i concetti di resurrezione e di vita. Tommaso da Kempis, che scrisse il libro Iniziazione di Cristo, ancora adesso studiato dai seminaristi che vogliono diventare preti, a Gesù Cristo attribuì la frase non casuale: io sono resurrezione e vita. Cioè, si gioca tutto tra questi termini. In realtà una cultura che abbia un riferimento divino solo maschile, come quella ad esempio di Echnaton, no? È una cultura sterile destinata a morire perché gli manca quell'elemento straordinariamente spirituale che è il rapporto con la resurrezione e il rapporto con la vita. Professor Bonvecchio, hanno chiesto ad alcuni suoi colleghi, tra questi anche Umberto Eco, come è possibile fare in modo che determinati sunti della conoscenza possano essere tramandati nei millenni, possano sopravvivere alle polveri dei secoli. Ovviamente non possiamo pensare di masterizzare tutto su un CD-ROM e pensare che tra 10.000 anni sia ancora lì bello pronto, non è possibile. Come si fa? Gli hanno chiesto. La risposta è stata uguale per tutti. L'unico modo perché la conoscenza sopravviva ai millenni, ai secoli e al tempo è trasformare la conoscenza in mito. Certo. Le chiedo questo perché il mito di Horus, i miti che raccontano queste storie, forse in realtà vanno oltre il bisogno ancestrale che l'uomo ha di avere una madre superiore. Certo. Il mito è un racconto fondante e fin qui Eco è d'accordo. Dove non è più d'accordo è la prospettiva che questo apre, perché un racconto fondante può essere anche qualcosa che nasce da un bisogno della società, è in parte vero, ma noi potremmo anche pensare a qualcosa di diverso. È la società che crea un mito perché ha dei bisogni che non riesce assolutamente a colmare, oppure la società prende da qualcosa di trascendente per dare un senso a ciò che non ha?
E questo è un punto di interrogativo che anche Eco non saprebbe risolvere con tutta la sua supponenza razionale. Io credo che le due cose sono simili, si incontrano. Da un lato c'è un bisogno degli uomini di avere qualcosa di più, qualcosa che va oltre, e dall'altro probabilmente c'è qualcosa di oltre che va incontro a questo bisogno dell'uomo. Diceva Domal nel Monte Analogo, diciamo che la montagna sacra è qualche cosa la cui base è accessibile, ma la vetta è inaccessibile. E Dante diceva: state contenti, umane gente erquia, che se saputo aveste aver tutto, mestier non era porturier Maria. Cerchiamo di accontentarci. Cerchiamo di accontentarci, però non è la filosofia di Rebus, perché quello che cerchiamo noi è sempre la verità qualunque essa sia. Siamo disposti a porci anche domande sciocche, però scorriamo troppo spesso che non lo sono affatto. Allora ritorniamo a quello che stava dicendo prima, il bingo, la porta, la Sofia, perché da qualche parte dovrà pure andare a parare questo concetto, cioè rimane solo ed esclusivamente un concetto spirituale, un concetto che sta sulle sfere alte, lì rimane, ma invece potrebbe avere invece una via, diciamo così, più terrena, più stoicamente accettabile, che forse si colloca da qualche parte nei meandri della storia che ancora dobbiamo capire. Il mito, perché noi pensiamo al mito come qualcosa di staccato da dove è nato, però il mito? Il mito è nato dentro all'uomo. O probabilmente da qualcosa di esterno all'uomo. È un po' difficile dare una risposta di questo tipo. Sicuramente l'uomo ha bisogno nella sua vita di essere mitico, tra virgolette. Quando noi nella nostra vita compiamo determinati gesti, non facciamo nient'altro che ripetere un mito. Quando l'adolescente si ribella ai genitori per diventare una persona diversa, non fa nient'altro che ripercorrere il mito dell'eroe. Non lo sa. L'eroe, è stato detto anche prima, ha bisogno di morire e di rinascere una nuova vita, simbolicamente. Se non muore, non si rinasce. Se l'adolescente non si ribella ai genitori, rimarrà un eterno adolescente. Questo è il mito, ma il mito diventa fondamentale per la vita dell'uomo. È solo perché l'uomo ha un bisogno o perché c'è un sapere diverso e più altro che ha fatto sì che l'uomo lo percepisse? Forse Rebus lo può rispondere a questa domanda. È più lei quello deputato a rispondere di Cesare, però a me viene in mente e torna in mente, io guardo lei e penso al complotto in realtà, nel senso che in realtà viene da pensare che in tutto questo, perché facciamo un passo indietro, questa storia delle storie che viene raccontata dalla notte dei tempi e che si ripercuote poi nelle società, nelle religioni, nelle impostazioni di antiche civiltà, che trova poi sfogo in monumenti millenari, qualcuno ha copiato da qualcun altro e qualcuno ha approfittato e speculato su questa storia. Ci risponde tra poco, subito dopo la pubblicità, qui a Rebus, questioni di conoscenza.